Qualcuno di voi si starà chiedendo, c'è un autore americano, Alec Ross, autore di un libro molto bello, Il nostro futuro. Tra l'altro il nostro Presidente del Consiglio dice di averlo letto e abbiamo la sensazione che l'abbia letto davvero. Nel senso che quando i politici dicono abbiamo letto un libro, di solito leggono Risvolto di copertina, quindi l'ha letto davvero. L'ho letto anch'io, l'ha letto in molti, è un libro molto bello. Voi direte, però Alec Ross, senior advisor di Hillary Clinton per l'innovazione, è americano. C'è vernice di crema, vabbè. Perché non c'è l'interprete? Uno si chiederà. Pagina 200 di questo libro, posso leggere? Gli unici interpreti di professione tra 10 anni saranno quelli che lavorano in software di traduzione. Il lavoro dell'interprete professionista seguirà la strada di quello del lampionaio o dell'uomo che portava il ghiaccio a domicilio, o potrà diventare come le mansioni dei minatori di oggi. C'è ancora bisogno di un piccolo numero di loro che controlla una macchina anziché estrarre personalmente il carbone dal sottosuolo. Cioè, io non volevo che gli interpreti lo picchiassero, per cominciare. Quindi, no, scherzo, questo va messo nel contesto, gli interpreti di mantra sono bravissimi e quasi sempre indispensabili. Oggi ci sono, parliamole, non solo io parlo inglese, ma soprattutto, e vi faccio salutare in italiano, lui parla italiano. Allora abbiamo messo insieme le cose e abbiamo deciso di parlare. Perché parli italiano? Parlo l'italiano. Devo dire all'inizio, mi dispiace di non parlare per tutto questo in italiano. Riesco a parlare un po' di italiano perché 30 anni fa, quando ero giovane, un ragazzo di 12-13 anni, ho abitato con i nonni a Roma, come molti americani ho del sangue italiano. Per un anno ho abitato a Roma e io sono negli Stati Uniti da West Virginia, nel campo. Quest'anno a Roma ha aperto gli occhi per me. E poi 10 anni di più, quando 22-23 anni fa, ero studente della storia medievale a Bologna per un anno. Quindi capisco meglio che parlo, parlo l'italiano meglio dopo una settimana, 10 giorni in Italia o dopo 2 bicchieri di vino, uno l'altro. Quindi mi dispiace di non parlare totalmente in italiano, ma ho un'anima italiana. Facile. Però, siccome le domande saranno anche un po' più complicate, i temi, lui può parlare in inglese, ha un inglese molto pulito, molto chiaro. Se sbaglio quando parlo italiano non voglio fare uno scandalo per mia amica Hillary Clinton, è per questo che devo parlare in inglese. Anche perché, questa è una cosa che interessa anche i nostri, io vedo qua tutto lo staff, Luca, Polettini, Tonelli, tutti i grandi del festival, interessa anche voi, lo dico a voi e lo dico a loro. Il problema, l'interprete quando, sono bravi, li vogliamo bene, ma qual è il problema? Che quando uno parla italiano, inglese bene come lui, metà di loro capiranno la risposta. E quando l'interprete traduce, queste persone si distraggono e guardano il telefonino, chiacchierano fra di loro, quindi l'effetto è schizofrenico, cioè metà sente l'italiano, metà sente l'inglese. Invece se non capite l'inglese, io farò delle brevi sintesi, così in italiano, così capite. E poi guardate il vostro vicino, quando ride, ridete anche voi. Sceglietene, di solito giovane e donna, perché la combinazione giovane e donna sanno l'inglese, vi avverto. Com'è Hillary Clinton? Poi arriviamo al libro, no, ma adesso ti scaldiamo. Ma Hillary Clinton chi è? È una donna molto intelligente, è quello che non si vede sulla televisione, è come una nonna.
Una nonna? Una nonna, sì. No, she is... mi dispiace di parlare in inglese. Vai, vai, vai in inglese. So I sat across the hall from her for 4 years. A consigliere per l'innovazione. But I did not innovate her email. That was someone else. Un altro uomo. Non sono un po'. Ha detto che è stato seduto di fronte a lei per 4 anni, ma non ha innovato le sue email. No, già stato. I did other stuff. So she is very maternal. She's very smart and she's very disciplined. But she's like the disciplined grandmother. È una nonna disciplinata. Yeah, and she's very smart. She learns through memos. So, you know, I would write her a paper that would be five or six pages long. And the rule was if I sent it to her by 7 o'clock at night, she would have read it and responded by 7 o'clock the next morning. Fermati. Allora, yeah. Sta dicendo che lei impara attraverso i memo, cioè lui scriveva un memo per Hillary Clinton e la regola è che se gli manda 4 o 5 pagine alle 7 di sera, lei risponde entro le 7 del mattino. Sì. Una domanda, quando dorme? 4 o 5 ore. Yeah. So she's a smart woman, she's an intelligent woman. She doesn't have the charisma of Bill or of Barack Obama. Or maybe even of Donald Trump. So she's more disciplined, she's a lawyer, but she's not a big entertainment figure. Dice che non è una professione, non è una che diverte. Lei è un avvocato di formazione, non ha il carisma di suo marito Bill Clinton, su cui poi torniamo, non ha il carisma di Barack Obama e neppure quello di Trump. È una donna molto disciplinata. Perché quando parlo con amici americani che voteranno in novembre dicono è insopportabile, è antipatica e io ho detto ma cosa ha fatto questa donna per essere... e quasi mai mi rispondono. It's very complicated. First of all, ci sono stati 44 presidenti degli Stati Uniti, tutti uomini. All men. And I think some people say they like the idea of a woman president, but they don't mean it. As they like the idea of an African American president. Right. Come amavano l'idea di un presidente di colore. Poi l'ho visto. And so we have expectations of a woman that we don't have of a man. If a man goes on and his tie is a little not straight, or he's got a little, ate a big lunch, nobody says anything. But for Hillary, if she's not perfect, they throw tomatoes. She has to be perfect all the time. Dice che dopo 44 presidenti uomini, tutti dicono sarebbe bello avere una donna come presidente, però alla fine lui non è sicuro che sia così e ci sono anche delle aspettative proprio di immagine su una donna. Dice che se un uomo ha la pancia un po' sporgente dopo un lancio abbondante o la cravatta storta, va bene. Hillary Clinton deve essere sempre in qualche modo perfetta. C'è un'altra cosa, il luce rosso, red the red light, light. The red luce rossa, guarda che è proprio luce rosso. Questo riguarda Bill o Hillary? Hillary. Continuo. if you are spending time with Hillary in a small setting, she's very impressive. You'll walk away with your feet off the ground. Se sei con lei in privato è impressionante. Dice che vai via che ti sembra di volare. But if there's a television, if there's somebody with a camera, when the red light goes on the TV camera, she becomes much more cold. Una persona diversa. And this is also part of it. E dice che quando però si accende la lucina rossa della televisione, di una telecamera, vuol dire stanno riprendendola, dice che è come se si congelasse, si irrigidisse. And Bill, when the red light goes on, e gli ho chiesto, e Bill quando si accende la lucina rossa? He makes love to the camera. No. Che comunque è femminile. No, with Bill, he's a more of a political animal. You know, he was born to be a politician. È nato per essere un politico.
Infatti. Mi posso chiederti, scusate, non me l'ha fatto prima, è la stretta di mano di Bill Clinton è leggendaria, ma non ne ha una, ne ha tre a seconda di cosa vuole. Poi parliamo del libro, no, di tanti... You gotta stand up. Okay. No, scusate. Dobbiamo fare così. Un attimo. Normalmente si fa così. Normale. Ok? Se Bill non vuole niente, Bill lo fa così. Se Bill vuole una cosa più importante, lo fa così. E se sei un uomo, una donna, importantissimo. No, vedi che non può... così. È sempre così. Secondo me, benvenuti negli Stati Uniti. Lui è appena... Lui è stato... Lo merita l'applauso. Lui è... Io l'ho visto, dicevo prima, che al nostro Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, il libro è piaciuto molto, li ho visti insieme in pubblico a fine giugno a Roma. E secondo me, alla sera, quando vanno via tutti, davanti allo specchio c'è lui che chiama Maria Elena e la costringe a fare tutte le prove. Uno, due, tre, finché per... una mia opinione, per impratichirsi di questa stretta da Bill Clinton. Vabbè. L'avversario di Hillary Clinton sappiamo chi è e chi sarà l'8 novembre, quindi Donald Trump. Io mi sono preparato per questo incontro, ti conoscevo di nome, ho visto cosa hai detto di lui. Non ti ha mai querelato? No, negli Stati Uniti c'è un incubo. È un incubo con nome e cognome. Donald Trump. And my blood is going to get up. No, c'è, come diciamo, il peccato originale degli Stati Uniti. Abbiamo un peccato originale. Our original sin, speaking as an American, very honestly, our original sin is bigotry. Il peccato originale degli Stati Uniti è la, come si dice, bigotry, è l'essere bigotti. Dai, voi mi sapete l'italiano, come si dice? No, bigottismo, bigotteria. No, bigotteria sembra bigiotteria, non va bene. Insomma, hai capito? Bigotry. Sì, sì. Contro i neri. And what it never died, but it went below the surface. Non è mai morta questo essere bigotti, ma era sceso sotto la superficie. And what Donald Trump did, it was like a little ember, a little coal, un pezzo di carbone. And what he did, he blew on it, and the flame came back of our bigotry. L'essere bigotti era come una brace, che però stava lì. E quello che ha fatto Donald Trump è soffiare costantemente su quella brace finché è venuta fuori la fiamma di nuovo. And so what Donald Trump has done is he's taken the ugliness of America and he's reanimated it. And this is why we have to destroy him. Ha detto che c'è qualcosa di brutto dentro la pancia dell'America che lui ha tirato fuori ed è una cosa pericolosa e per questo motivo dice we have to destroy him politicamente, cioè va distrutto, quindi va sconfitto. And for those of you who I offended, if I offended anybody, I do not apologize. Io ho promesso di traduca, ha detto mi spiace se ho offeso qualcuno, ma sappiate che non mi scuso. Questa risposta ci porta al libro, è uno dei temi fondamentali del libro. Lui l'ha scritto tempo fa, l'abbiamo sentito ripetere al G20, l'abbiamo sentito ripetere a Cernobbio,
L'abbiamo sentito ripetere nei bar di Mantova e di Crema. A dir la verità, nei bar di Mantova e di Crema noi eravamo arrivati un po' prima del G20 di Cina o di Cernobbio. La cosa è questa, lui ne parla a un certo punto del libro. Dice che all'inizio del libro, che la globalizzazione è servita solo ad alcuni e che questa nuova ondata, questo libro parla di quello che succederà, si chiama Il nostro futuro, in inglese Le industrie del futuro, ha messo in una grande crisi e addirittura angoscia soprattutto le classi medie dell'Occidente, dall'Italia, l'Europa, gli Stati Uniti. Allora, non è che noi ci fissiamo con Donald Trump, ma lui è solo il sintomo di un malessere profondo a cui Hillary Clinton, Cameron, Matteo Renzi, Hollande, diciamo la politica tradizionale al di là delle opinioni, non riesce a dare una risposta? Sì, ha ragione. I think that, first I should say, I'm not from the elite. You know, I'm from West Virginia. I worked, the way I put myself through university is I pushed a mop. You know, I went to a fancy university, but I didn't have rich parents, so I had to push a mop. So I grew up with the people who have suffered during... So I grew up with the people who have suffered under the last stage of globalization. Dice, io non appartengo all'elite, io vengo dalla West Virginia, sono andato in un'università importante, ma per pagarmi gli studi e per mantenermi ho dovuto spingere uno spazzolone. All'inizio del libro, proprio all'inizio del libro, lui racconta, anzi lo lasciamo raccontare a lui, come si guadagnava da vivere come studente. So I understand where the people are coming from. I understand why they're angry. I understand why they're rejecting the establishment politics. Quindi io capisco bene l'istinto delle persone, la rabbia da dove viene e perché rifiutano l'establishment, le politiche dell'establishment. But I'm also one of these optimists who I think this glass of water is not half empty, it's half full. Però sono anche uno di quegli ottimisti per cui se guardo questo bicchiere non è mezzo vuoto ma è mezzo pieno. And so for this, for the book Il nostro futuro, what I wanted to do was to light a little path so that people in the middle class could understand what skills their kids are going to need and what students, what they're going to need in the future, so we don't have another 20 years of stagnation in the West in the middle classes. Quindi dice, io sto con questo libro, io cerco di tracciare un sentiero, path in inglese, perché le classi medie possano capire e anche far capire ai loro figli quali sono i mestieri da scegliere, quali sono le strade da seguire, perché la middle class, cioè la classe media, non debba soffrire di altri 20 anni di stagnazione. L'hai detto tu, io no. Yeah. Sembra che approva, ma io tradotto. No. E io ho vissuto negli Stati Uniti 20 anni fa e ho comprato un libro che ho ancora, che si chiama The Third Wave, Alvin Toffler, che qualcuno ha paragonato a questo libro. Tra questi libri, io l'ho comprato 20 anni fa, questo libro di 35 anni fa, descriveva i cambiamenti ed è stato un libro profetico. La domanda è, puoi spiegarci cos'era the third wave? Se quella che è arrivata, il mondo, cioè l'informatica e il mondo digitale sono state the fourth wave? E se quella che tu descrivi, e poi adesso raccontiamo, è una quinta ondata, e se davvero possiamo dividere il mondo in ondate? Sì. Prima voglio fare una domanda a tutti voi. Raise your hand, leva le mani, se hai mai letto un libro di Alvin Toffler. La domanda è se avete letto un libro di Alvin Toffler.
Ok, con forse 900 persone ci sono meno di 10, ok? E questo è il punto che voglio fare. Alvin Toffler, uno scrittore molto importante, che ha descritto il mondo che cambierà, però è letto solo dai elite, da Beppe, da me, dai nostri amici. And what I tried to do with this is not write the fourth wave or the fifth wave, you know, a book for the super elites. That if I say, did you read the book, only 10 hands go up. Part of why I wrote this is because I wanted to write something that more hands would go up. And it's not so technical, it's not so boring, and that's not to insult Alvin Toffler, but part of why I don't describe things in first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave, is it because it roots it in sort of deep technical matters instead of something very contemporary that I think most people, like the people I grew up with, relate to. Dice, vi ha chiesto quanti avevano letto il libro di un libro di Alvin Toffler, ne aveva scritto anche un altro molto noto prima e sono alzate pochissime mani, probabilmente mentivate anche, ma l'avete fatto per gentilezza, se dico io. No. E lui dice, io non volevo scrivere un libro a specialisti, per chi fa lavori come il suo, come il mio. Volevo scrivere un libro per tutti, non volevo descrivere le ondate, quarta ondata, quinta ondata, volevo descrivere un libro che per cui si alzassero molte mani e che potesse essere utile a molte persone. Non traduco letteralmente, riassumo. Mia madre non sa cos'è il second wave, third wave, fourth wave, e non capisce e non vuole capire. Cos'è rilevante in questo contesto? Scegliamo, hai parlato del, a un certo punto ha parlato di robotica, dell'importanza dei dati, di genomics, quindi non possiamo in poco tempo affrontare tutto. Scegliamone uno, la robotica. A un certo punto dici con grande chiarezza, dice guardate, quello che accadrà nei prossimi anni è una competizione fra uomini e robot per gli stessi lavori. Domanda, un consiglio che si può dare a un ragazzo non potrebbe essere, per esempio, non scegliere un lavoro in cui può immaginare di essere sostituito facilmente da un robot? No, infatti. Guardate che, scusa, un robot è anche un bancomat, eh? Cioè il bancomat ha messo fuori dal lavoro un sacco di cassieri di banca che davano i soldi, quindi non è un omino con gli occhi che si accendono. Sì, no, questa è la realtà. I robot dalle movies and cartoons, le pellicole e cartoons dagli anni 1970 saranno la realtà del 2020. Immaginiamo per un attimo se arriva qui oggi a Mantova uno di questi robot delle pellicole del 1976. Immaginiamo se arriva qui C-3PO. Se C-3PO è arrivato qui e interrotto Beppe, he would say in inglese, oh, excuse me, pardon me, oh my, so sorry. E cammina a una sedia aperta. In realtà, il C-3PO di 2020-2025 sarà a device connected to the rete, connected to the net, and he can be a very inexpensive device. Instead of a robot that's very sophisticated that we can't create right now because it would cost hundreds of millions of euros to put all the hardware and software in that gold body. With the creation of the cloud, we'll be able to create robots that are very inexpensive. And as long as they're connected to the internet, they can do anything.
And what this will do is this will substitute kinds of labor that weren't possible previously. La parte in italiano, mi dispiace. La parte in inglese era un pezzetto solo, diceva che una volta che questi robot saranno collegati alla cloud, quindi attraverso il cloud alla rete, potranno fare moltissimi lavori e ne sostituiranno moltissimi. E quindi qual è il paese del mondo che è più avanti in questa ricerca? Ci sono cinque, infatti. Gli Stati Uniti, Germania, Giappone, Corea e Cina. Sono questi cinque che immagino e creare i robot del futuro. E quello che creano, if you think about labor substitution, the automation of labor, in the past, it's replaced the labor of men with strong shoulders, working in a port, a factory, or a coal mine. Diceva, solo un pezzettino. Sì. Dice, se pensate alla il robot che sostituisce il lavoratore, nel passato il robot sostituiva la forza, quindi sì, le spalle grosse del lavoratore. E nel futuro, a causa dell'intelligenza artificiale, it's not just, non solo il lavoro degli uomini con le spalle forti, ma anche il lavoro cognitivo, not just manual and routine, but cognitive and non-routine. Quindi non solo manuale di routine, ma anche cognitivo e non di routine. A questo proposito, in un altro punto del libro, tu racconti che l'inglese è stata la lingua franca dei commerci, della scienza, dell'industria, della politica in questi ultimi decenni. Tu dici che siamo vicini a un momento in cui 8 persone di 8 nazionalità diverse intorno a un tavolo potranno avere una conversazione perché avranno nell'orecchio un traduttore automatico così rapido e sofisticato che tradurrà ogni lingua nella lingua di... Quanto manca questo? So this is a phenomenon of big data. So when I first lived in Italy 30 anni fa, avevo un dizionario piccolo con inglese e italiano e ci vuole 5 minuti per costruire qualcosa da dire. Adesso c'è, e se qualcuno risponde può dire dove è il gabinetto e spero che, you know, somebody points. Adesso c'è Google Translate, è un po' meglio. Ma se qualcuno risponde, ah sì, il gabinetto in fondo, poi sinistra e destra, su. Ma se non capisco, non mi vale niente. You have to hope the guy points. Ma nel futuro, a causa del big data, at the speed of sound, when somebody speaks, alla velocità della luce quando qualcuno parla, the words that the person says will be received by your phone. Le persone verranno, le vostre parole verranno ricevute dal vostro telefono. And it will translate it into the language you want to hear. E verranno tradotte nella lingua che volete sentire immediatamente. And in your earphone, in the earplug that you have, it won't sound like a computer's voice. E nel vostro orecchio non avrà il suono della voce del computer. Because of advances in bioacoustics. Ci sono avanzamenti nella bioacustica. The voice you hear will sound like the voice of the person speaking. E la voce che sentirete sarà molto simile alla persona che avete di fronte che sta parlando nell'altra lingua. 7-8 anni da adesso. 7-8 anni può andare in Indonesia, in Africa, in Papua New Guinea. Potete parlare le lingue e c'è una diversa comunicazione e traslazione non sono le stesse cose, ma questo accelera la globalizzazione. Inglese come la lingua di business ha accelerato la globalizzazione. Se c'è un uomo da Cina e un uomo da Giappone e sono in Brasile, parlano inglese.
questa ha accelerato la globalizzazione e questo, questa innovazione nell'orecchio con il telefonino lo accelera di più. 7-8 anni. Sì, 7 o 8 anni da questo momento, sì. Domanda, anche a Pegonaga? No, Pegonaga è un paese qua vicino, okay. Dove... No, non ci... è la mia passione Pegonaga, okay. Ho messo anche negli spettacoli teatrali. Allora, cioè, Pegonaga è un posto normale, come Crema, come... dove però parlano il dialetto, molti, anche a Mantova, c'è il dialetto mantovano, sì, il dialetto cremasco. La domanda è seria, volevo farvi... Anche le grandi lingue o arriviamo al punto che anche i dialetti? Ma... Inizialmente sarà le grandi lingue, ma 2-3 anni nel futuro, solo 2-3 anni, è perché solo si manca i dati. Solo si manca i dati. With big data, and the more data that goes into the systems, the more intelligent the systems become. Dicevo, solo una questione di dati, che è l'altro, uno degli altri grandi temi del libro, più quando una volta che i dati sono a disposizione. E non dico che questa è una cosa bella o una cosa brutta, è il futuro. È per questo che non sono un utopiano, non creo nel disutopia, penso che la vita è più up the middle, come diciamo. Ma ci saranno dei cambiamenti straordinari. Un altro grande tema che tu tratti nel libro, ma ne abbiamo parlato tutti moltissimo, è i nostri dati, le nostre informazioni. Tu a un certo punto scrivi che forse la privacy, o privacy come si dice negli Stati Uniti, come la intendiamo oggi, forse siamo arrivati a un punto di non ritorno. Sì. Puoi spiegarci meglio, cioè, sì, a cosa dobbiamo rassegnarci? Sì, sì. Sì, a questo momento, l'8 settembre 2016, ok? A questo momento ci sono 16 miliardi di devices con una connessione a rete. Questi sono i telefonini, sono i sensors, sono i laptops, 16 miliardi. That's billion, right? 16 miliardi. Quindi vuol dire navigatori dell'automobile, sì, tablet, sì, sì, tutto. 4 anni, in 2020, 4 anni, questo numero cresce da 16 miliardi a 40 miliardi. 16 a 40. E non è a causa dei telefonini, no, è a causa dei sensors everywhere that take in our data. And in a world where in 4 years we're going to go from 16 billion devices to 40 billion devices, our privacy is going to go down, 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 down. In un mondo in cui andiamo da 16 miliardi di devices, quindi strumenti, non solo telefonini, andiamo a 40 miliardi, dice che la nostra sale questo numero e scende il livello di riservatezza. È un'idea, e ancora, non dico che è una cosa buona, è una cosa cattiva, è solo spiego il futuro, ma ho un'idea un po' controversiale di questo. In un mondo dove diminuisce privacy, penso che un risultato sarà changing norms. Come si dice changing norms? Cambiare le norme? Cambiare le norme. Explain. Penso che sono giovane, ho 44 anni, ma 22 anni fa, quando ero all'università, l'omosessualità era uno scandalo. Anche alla mia università, università alta, direi, lui è omosessuale, che scandalo. Ma adesso a tutte le università, per la maggior parte, tutti accettano, 10% più o meno sono omosessuali. Cos'è cambiato? I normi, the norms. Anche drugs and the presidency.
Nel 1992 era un grosso grande problema per Bill Clinton la domanda di did he inhale marijuana? Hai aspirato la marijuana? Era stata una domanda che ha messo in difficoltà Bill Clinton. Aspirato o no? Se ha aspirato non può essere presidente. 16 anni nel futuro Barack Obama ha detto oh, aspirato, mi è piaciuto, e anche ho fatto la cocaina e non c'è problema. Cos'è cambiato? Norms shift, il cambiamento nei normi. Ok, questa è la mia idea. Ho sbagliato prima, è il cambiamento in italiano nella norma, non nelle norme, perché okay. Le norme sono le regole e le leggi. Nella okay. Norma nel senso, sì. nel consenso yeah. Di quello che sì, è la sì, norma. Sì. Sì, c'è un cambiamento nella norma, nel norma. Ok, in un mondo di 2020, penso che quando perdiamo privacy, come si dice privacy? Privacy, grazie a tutti. In un mondo senza privacy, accettiamo i fallimenti dell'umanità, accettiamo che non siamo perfetti. E c'è più informazione, c'è più trasparenza. Penso, e non dico che questa è una cosa bella o una cosa brutta, penso che in un mondo dove the privacy diminuisce e come ha cambiato le norme di omosessualità o delle droghe, marijuana, anche in questi prossimi 4-10 anni, con tutta questa trasparenza ci saranno dei cambiamenti. E mi dispiace per l'italiano. Non ho capito cosa ti dispiace? Come parlo italiano? Sbaglio troppo. Questo no, il libro. No, la traduzione. Il libro è meglio che parlo. Ascolta, no. Questo si chiama. Vabbè, che qui siamo sul mincio, cioè, si chiama Fishing for Compliments. No! No, ma dai, no. Se vai là, su stasera al tramonto, ti metti con gli altri pescatori, perché e invece sono sorpreso, io pensavo di dover tradurre. No, perché è il bicchiere di vino al pranzo. Ma ti diamo anche una bottiglia intera? No, avanti, così dopo ne metti io, fai. Allora, parliamo di... Certo che il libro dovete... è un libro veramente utile. Guardate che la parola utile per un libro è il più bel complimento che gli si può fare. Un bel romanzo, se è veramente bello, è utile. Perché ti illumina una parte del mondo in penombra, un romanzo. Un saggio è utile perché ti insegna cosa studiare, cosa evitare, per cosa arrabbiarti e per cosa non devi arrabbiarti. E questo è utile, quindi complimento. Tu a un certo punto dici, parli dei giovani nativi digitali e dici, quando io sono arrivato al lavoro mi sono accorto che intorno a me non c'era una traccia di grigio nei capelli. Non ce l'ho neanche io, sono bianco, quindi sono perfetto. Ma adesso a parte, spiega quello... In che modo le organizzazioni, sì. La politica, le aziende possono coinvolgere i nativi digitali e farsi aiutare a capire tutte queste cose? Perché tu hai detto, hai scritto che hai capito arrivando in Italia che qualche problema ce l'abbiamo. No, infatti ci sono dei problemi. Quando sono a Silicon Valley e siedo alla tavola, io sono il più vecchio. 44 anni, io sono, lui è qui perché è saggio. Quando sono in Italia e siedo alla tavola con gli elite, sono il più giovane. E penso che questo sia un problema. E non è che older people non sanno nulla, no, si deve, you have to combine, importa una combinazione, perché io non sono un digital native, io non ho mandato o ricevuto un'email quando ero all'università,
Non avevo un telefonino fino a 28 anni. E quindi per me questo non è normale, non sono un nativo. E per i miei figli, un ragazzo con 13 anni, una ragazza con 11 anni, un ragazzo con 9 anni, sono come pesci nel mare con gli strumenti digitali. E per un imprenditore, per un CEO, per un ministro nel governo, penso che sia importante ricordare che hai solo una bocca ma due orecchi. È utile imparare dai giovani come utilizzare questi digital tools. E per questo, quando ero giovane, I was in charge of, ho fatto la strategia tecnologica e di media di Barack Obama in 2007-2008. E tutti i miei amici eravamo molto giovani, ma Obama ha detto, ok, vediamo. E ha funzionato. E una ragione che Obama è presidente è perché usava gli orecchi ai giovani. Meditiamo noi con i capelli grigi o senza capelli, con i capelli colorati, meditiamo, secondo me. Mi hai detto anche, non è solo una questione di strumenti, mi hai detto prima una cosa, hai detto che Hillary Clinton ti ha detto che quando tu ti presentavi da lei era perché c'era qualcosa che privatamente volevi dire che non era d'accordo. Sì. E forse il ruolo dei più giovani verso i loro capi è anche avere l'incoscienza, ho il coraggio di challenge their ideas, sì, di sfidare le loro idee. Puoi raccontare questa cosa di Hillary che mi sembra utile, perché molti alla mia età non vogliono sentire un ragazzo che gli dice sbagli. No, Hillary mi ha detto una volta, un po' più vicino. Oh, scusa. Hillary mi ha detto una volta, Alec, mi vedi solo quando non sei d'accordo con me. Parli con me solo quando pensi che ho sbagliato. Penso che per i CEOs, per i ministeri e gli altri, un problema anche è che l'expectazione è che i giovani solo dicono che sei che esperto, sei brillante, you know, I admire you. But I think that the best leaders expect young people not just to tell them how great they are, but also to offer challenging ideas. And as long as it's done with respect, like I was always very respectful to Obama and respectful to Hillary. As long as it's done with respect, they can make choices. But I do think it's a bad executives only want to listen to people who agree with them. Sta dicendo che l'importanza del rispetto, di cioè rispetto per Hillary, rispetto con Barack Obama, però è un errore per chi comanda. Frequentare sì, o stare sì. O ascoltare solo le persone che sono d'accordo. Tu hai conosciuto il nostro presidente del consiglio che è più giovane di te. Sì. Questo mi dà fastidio. Sto scherzando. Lui mi ha detto che è più giovane di me. Non avevo dubbi. No, bravo ragazzo. E che tu l'hai visto a Washington, mi ha raccontato, l'ha visto parlare con tutte le persone importanti a Washington che avevano un po' di diffidenza, questo italiano giovane, cioè,
che parla inglese bene, però non benissimo. No, ma ha parlato bene. Ha parlato bene. Lui ha un problema, glielo ho anche detto. Sì. Parla bene, però ci sono delle occasioni. Chi non ha... è questione di accenti. Se tu dici, non so, legacy, si dice legacy. Non si può, non è legacy. O reliable, non puoi dire reliable. E allora, se no... quindi quando legge i testi che li preparano, secondo me, non è un problema di lingua, la mia domanda era più importante, no. Che l'hai visto in Italia, l'hai visto sì. Più di tutti noi probabilmente, che impressione hai avuto? È uno che ascolta sì. Le persone più giovani di lui o in generale è uno che ascolta? You know, look, I've been impressed, look, I... passa all'inglese, già interessante. Dice sì, mi ha colpito. So first of all, I hate talking about Italian politics to Italians, because if you don't like what I say, you're not going to buy my book. Dice che non è proprio convinto di parlare di politica italiana agli italiani, perché se quello che sta per dire non vi piacerà, poi non comprate il libro. Lo compro, promesso? Sì, dai. Allora, siete più o meno 900 di voi, 900 italiani qui, ok? E tutti voi capite più della politica italiana di me, ok? Quindi io non capisco niente della vostra politica. Aver detto questo, offro mia opinione. Matteo Renzi, negli Stati Uniti e in Italia, quello che ho visto, non è un uomo perfetto, ma... tenta di fare dei cambiamenti. He's trying. And maybe he has, forse ha un, come diciamo, un ego, ha un senso del suo futuro. Ma preferisco un uomo, una persona nel governo che fa, che sbaglia, che fa dei fallimenti di commissione invece di non fare nulla. Penso questo. Abbiamo un'espressione, 100 anni fa c'era un presidente degli Stati Uniti chiamato Theodore Roosevelt e lui ha parlato, e questo non specificamente di Matteo Renzi, ma di un aspetto più grande, e parla del crepuscolo grigio. Lui ha detto questo, non deve tradurre, un po' lontano. It's far better to dare mighty deeds, to win glorious triumphs, even though checkered by failure, than to rank with those poor spirits who neither enjoy much nor suffer much, because they live in the crepuscolo grigio, they live in the gray twilight, with neither victory nor defeat. Quindi per me è meglio enjoy much and suffer much, meglio soffrire e vincere, invece di abitare nel crepuscolo grigio senza di tentare di fare niente. Guai a chi riferisce queste cose a Matteo Renzi, parlo anche alle telecamere, che poi me lo fa ministro, deve aiutare Hillary Clinton a vincere, se no vince Trump. Oh. Se vince Trump diventa un rivoluzionario. Guarda. Senti, ancora un paio di cose, poi un paio di domande troviamo lo spazio, però gliene faccio ancora un paio anch'io. Perché le città, in un mondo così, di questo ne parli a lungo nel libro, e però voglio una risposta da te adesso qui, tu immagina che il mondo è sempre più connesso, la gente, quando eravamo bambini, anch'io, tutti e due, abbiamo 15 anni di differenza, ma quando eravamo bambini uscivamo al pomeriggio, sì. E fino alle 8 di sera eravamo irrintracciabili, nessuno sapeva dove eravamo. Adesso, dopo 10 minuti,
mandami la posizione, condividi posizione. Io ho sentito una mamma dire a un bambino di 10 anni, condividi posizione, cioè parliamone. Poi questo bambino avrà i suoi problemi. Quindi siamo contattabili, eccetera. Eppure sì, le città, la logica, non è più necessario vivere vicini, tanto, e invece le città, tu parli di città alfa e magari spieghi cosa sono, e questo è un esempio di una città che è stata inventata da persone eccezionali moltissimi anni fa, rinnovata qualche secolo fa e ancora ha una funzione, e chi la vive e anche chi ci viene la ama. Perché, nonostante tutto quello che sta succedendo, New York, Milano e Baltimore, dove lui sta, Baltimore, Milano e Mantova, per scegliere tre cose, sembra che se la passino abbastanza bene? Penso che I think there are cultural aspects. Aspetti culturali. Sì, ci sono gli aspetti culturali. Per la maggior parte le città più grandi, anche in un mondo dove c'è una connessione alla rete, si può lavorare 100 km da un'altra persona, c'è ancora bisogno per le connessioni umane. E nelle imprese nuovi, con gli imprenditori vogliono una cultura nel lavoro, che le città sono importanti. And if you look at the new inventors, se guardi ai nuovi inventori, it doesn't matter if you're in Tel Aviv, Israel, or Milan, or London, or Silicon Valley. Non importa se a Milano, Tel Aviv o nella Silicon Valley. Ci sono connessioni culturali. Ci sono aspetti del lavoro molto simili tra Milano e Londra e Silicon Valley. È più simile Milano, Londra e Silicon Valley che Lecce, West Virginia, posto nel campo dell'Asia. Molto interessante. Quindi penso che queste città rimano molto importanti. E il mio concetto nel libro è che durante questi 20 anni, da 95 al 2015, ci sono stati un straordinario wealth, bounty, che è andato a Silicon Valley, solo a Silicon Valley. Ma nei prossimi 20 anni penso che ci sarà 10 o 12 punti nel mondo, forse 3-4 negli Stati Uniti, 2-3 in Europa, 2-3 in Asia, forse uno in Sud America, forse uno in Africa, che saranno centri, alpha cities. Ma in città alfa? Città alfa. Poi ci saranno di queste città con una specializzazione in qualcosa specifica, il disegno, l'agricoltura. Ci saranno forse 45 città beta nel mondo. E non è che tutto l'altro non funziona, ma per la maggior parte dove come si dice, the wealth, la ricchezza, per la maggior parte penso che sarà in ci saranno questi 10 a 12 alpha cities e poi tra 30 e 50 beta cities. Ma perché dici che ogni governo del mondo, ogni paese occidentale almeno ha deciso adesso facciamo la nostra Silicon Valley e tu scrivi giustamente che non ha mai funzionato, allora com'è questa storia? Perché all'inizio è regressivo, perché Silicon Valley è di questo momento specificamente. E quando parliamo non solo dell'internet, l'internet era il narrativo, era la storia del 95 e 2015, e rimane importante, importantissimo,
Ma per me la domanda più interessante è: cos'è dopo l'internet? Se l'internet ha creato la ricchezza durante questi 20 anni, che crea la ricchezza per i prossimi 20 anni? E quindi è per questo che dico, ma non tenti di ricreare Silicon Valley. E anche perché Silicon Valley ci vuole 40-50 anni per creare Silicon Valley. E quindi quando qualcuno dice, no, creiamo un nuovo Silicon Valley, dico, deve aspettare 50 anni e miliardi di dollari. Impossibile. Meglio lavorare nel domain experience, come diciamo, the local expertise, and build on that. Bisogna partire dalle competenze locali e costruirci sopra. Sì. All'inizio del libro dici che il rischio che l'Italia, che ha avuto in vari passaggi della storia dell'umanità un ruolo centrale, in questo mondo che tu stai descrivendo qui, la prossima ondata, tu scrivi all'inizio, il rischio è che sia irrilevante. No, ma penso che il futuro d'Italia sarà meglio del passato, ma ci sono dei rischi, è necessario fare dei cambiamenti. L'educazione deve cambiare un po' per creare dei studenti con i skills che legano alle industrie e ai business del futuro. Se non cambia l'educazione, sarà difficile creare la ricchezza. La seconda cosa è una tesi delle donne. Quando ho cominciato a fare la ricerca per questo libro, non pensavo io scrivo un libro femminista, ma dopo di viaggiare 1.500.000 chilometri, due passi alla Luna e poi a New Zealand, 25 circumferences del mondo, ho arrivato alla conclusione che i paesi che creano dei vantaggi per le donne nell'economia e nel business saranno quelli più competitivi. E quindi pensano che in una cultura maschile sarà un po' difficile. Ho visto questo a Chernobyl, quando c'erano tutti i ministeri dal governo di Renzi e quando c'erano delle domande dai CEO, dai uomini grandi, business leaders d'Italia, e hanno fatto domanda al ministero, se era un uomo era molto formale. Oh, ministro, you know, your honor, you know, signore importanti, molto formale. Però quando hanno fatto una domanda a Maria Elena Boschi, hanno detto, ah, Maria Elena, sei troppo, che bella, ti faccio una domanda. E quindi ci sono, e non è che gli Stati Uniti, non siamo e non è perfetto, mille chilometri da perfetto, ma penso che i paesi that elevate the role of women in business and make it 50% saranno i più competitivi. Diciamo, siccome siete veramente tanti e quindi non saprei neanche, concentratevi, facciamo una cosa telepatica: voi pensate una domanda fortemente, io la ricevo e gliela faccio. Per esempio, quella signora con la mano alzata, io so cosa lei sta per dire. La domanda è questa, grazie signora. No, scherzo, adesso, adesso
adesso gliela faccio fare. Bravo Beppe, molto impressivo. Questa è un'innovazione. È la prima volta che lo faccio. Se no, posso fare la domanda che lei ha pensato? Adesso poi le dice una. Anzi, facciamo un cambio, perché la mia è proprio una domanda di chiusura, siamo al Festival Letteratura. Dai, allora, faccia la sua seconda domanda, la prima la faccio io, prego. Volevo sentire che cosa pensa delle, io dico in inglese, the open source hardware movement. And has there been a lack of, I haven't read your book. No, no, calma, è gesso. Allora, non, allora, se parla in inglese devo tradurre io, la faccio in italiano perché lei parla anche italiano. Ok. Cosa pensa delle open source hardware movement and the makers movement and how, quanto è importante e quanto è grande il contributo italiano in questi movimenti? Sì, penso che il principio binario del XX secolo era destra contro sinistra e a questo momento è aperto contro chiuso. Nella vita politica, ma anche nella vita tecnologica. E penso che questo open source e questi movimenti tecnologici collaborativi saranno più forti dai sistemi chiusi, come quello che sono creato e identificato con Oracle o Microsoft. Penso che i sistemi aperti saranno i più forti anche a causa della cyber security. In questo mondo più digitale cresce anche i problemi della sicurezza e i open source abbiamo visto che c'è più sicurezza. L'ultima domanda è questa qui, siamo al Festival Letteratura, c'è qualcosa di fiction, quindi di narrativa, qualche libro che tu hai trovato in qualche modo illuminante o profetico o che descrive bene il momento che stiamo vivendo? Io non lo so, uno mi ricordo, l'ho comprato negli Stati Uniti, ho letto The Circle, che è un libro che a suo modo descrive un mondo social incrociati, di sì. Controllo, però non ti voglio suggerire la risposta, magari è un, non è neanche un fiction recente, ma qual è un libro di fiction che ti ha aiutato a capire il mondo che descrivi qui? Sì, è un libro chiamato Ready Player One. Com'è? Ready Player One. Ready Player One. Ma, sì, descrive la realtà virtuale. Io non ho capito la realtà virtuale prima di leggere, è fizione, it's fiction. L'autore chi è? Non ricordo il nome, mi dispiace. Ready Player One. Ma ho letto questo libro e ho capito se c'era un capitolo di più che dovevo scrivere per questo libro che non ho scritto sarebbe la realtà virtuale. Ha risposto. Signori, grazie mille. Grazie.